Ciao ragazzi, come promesso oggi giro il video della mia palestra al completo. Per chi non lo sapesse, io sono Martina, questo è il mio canale YouTube. Se vi va, iscrivetevi dove trovate video di ricette sane, allenamenti e un po' di fitness. Comunque, ora vi mostro tutto ciò che ho acquistato io e che penso sia necessario avere a casa per non sentire la mancanza della palestra. Poter variare al massimo gli esercizi e ottenere dei buoni risultati. Allora, partiamo dal tappetino. Io sono andata dalla Decathlon e ho preso questo qui che è componibile, ok? Penso che sia una specie di gomma e lo trovo molto comodo anche perché non si muove e quindi step 1, il tappetino. Poi ho comprato dei manubri, questi qui, sempre della Decathlon. Allora, io li ho da 2 kg e da 5 kg, però voi ovviamente prendete quelli che sentite più adatti alle vostre esigenze. Io mi trovo bene con questi e sicuramente più avanti prenderò anche uno da 8-10 kg. Però io comunque ho una kettlebell, eccola qua, questa è da 16 kg, con questa ci faccio squat, stacchi e basta. Quindi. Poi il bilanciere, io ho questo qui componibile, così da poter variare il peso volta per volta e ovviamente ho anche i dischi da 5, da 2 e da 1 kg. E poi ho un box pliometrico, non so se lo conoscete, ma è questo qui, eccolo qui. Ha 3 misure, quindi altezza, lunghezza. Con il box pliometrico potete fare calisthenics. Le cavigliere, io ho queste qui da 2,5 kg e degli elastici come questi qua, che sono bande di resistenza. Poi una corda semplicissima da saltare, io ho sempre Decathlon, e questi qui che non so se li conoscete. Per fare i piegamenti, i classici piegamenti push-up. Ecco, queste sono le cose che io utilizzo e che ritengo necessarie. Mi si era fermato il video, comunque concludo qui e spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia e vi sia stato utile. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se vi va e lasciate un like. Ciao, alla prossima!